Ferragni indagata per truffa. Facciamo subito, prima di dare la notizia degli ultimi minuti, una similitudine. Mi ricorda un po' Vanna Marchi. Siete collegati, algoritmo? So che è una tua prediletta, perché Radical Chic, sostenitrice di tutte le cose, che volete spingere in Europa. Ma Chiara Ferragni indagata per truffa, amici, si infittisce la vicenda dei Ferragnes, in particolare di Chiara. Attendo voi, attendo che l'algoritmo sblocchi la diretta. Siamo in diretta amici su Facebook, seguite la pagina, su YouTube iscrivetevi al canale. Intanto mi è arrivata la notifica adesso, quasi 18.000 iscritti su YouTube. Attendo voi, attendo voi. Siamo in diretta anche su X, su X, i social network di, eh, di Elon Musk. Elon Musk, un po' di raffreddore, anche Elon Musk, un po' di raffreddore. Eh? Attenzione, attenzione, collegati! Basta parlare di questa illuminata, dice Luigi. È illuminata, è illuminata perché si illumina con il, con il trucco. Vedete come si illumina col trucco? Allora, alle mie spalle ci sono due immagini, una bellissima che la dea della giustizia e dall'altra parte la dea del social network Chiara Ferragni indagata, è arrivata la notizia adesso c'ho l'Ansa sotto, la notizia di Ansa l'agenzia di stampa importantissima Ansa, attenzione attenzione signori, ladies and gentlemen notizia importante tutti collegati, chi non condivide amici chi non condivide è un seguace di Chiara Ferragni, chi condivide è invece è uno che vuole la verità e siamo curiosi di sapere cosa è successo. Allora, attenzione, attenzione, no, va a parlare. bisogna parlare, come basta parlare di lei, cara Ellie? Dal momento che Chiara Ferragni ha fatto più volte nei suoi discorsi una grande campagna elettorale, lei soprattutto al marito Fedez, una campagna elettorale contro le destre, contro il centrodestra, contro tutti quei principi che vanno, che vanno. E a sostegno della famiglia tradizionale, a sostegno delle, 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 de, della nostra fede. Dal momento che ho un marito che espone la, 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 il crocefisso con Topolino, se mi permettete, da cristiano, io voglio parlare di lei. Mi interessa il discorso, mi interessa sapete perché? Perché questi personaggi sono diventati per i nostri giovani, ed è una cosa importante, per i nostri giovani un punto di riferimento. E dal momento che noi abbiamo sempre detto: attenzione ragazzi, non prendete questi influencer come punti di riferimento perché c'è sotto qualcosa che odora di marcio, vedete? Qualcosa di strano e ogni dubbio è più che lecito. Bene, dal, dal momento che viene fuori la verità su questi personaggi è giusto parlarne. Quindi attenzione, attenzione perché andiamo a capire. Premettendo che io, però, non dimentico, ho fatto una diretta prima parlando degli agricoltori. Quello che stanno facendo gli agricoltori in Europa, in Italia, no, in, in Europa sono partiti. Andiamo a leggere insieme. È arrivata intanto la notifica, incredibilmente, è arrivata la notifica. È arrivata la notifica. Andiamo a capire cos'è successo alla signora Chiara Ferrani. Caso Balocca. Chiara Ferragni indagata per truffa. Questo è il titolone che ho preso da Ansa. Sto leggendo Ansa, vi metterò il link della notizia, perché la fonte va rilevata rivelata, rilevata e rivelata prima rilevata, poi rivelata Milano, 8 gennaio 2024 ore 18:27, quindi mezz'oretta fa è uscita questa ansa la Guardia di Finanza ha acquisito i documenti nell'azienda di Cuneo della signora Ferragni attenzione, attenzione Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della procura di Milano con al centro il caso del Pandoro Pink Christmas prodotto dall'azienda piemontese Baloc Attenzione, attenzione, amici collegati, condividete. L'iscrizione è stata decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Indagata, eh, non solo lei, perché è indagata anche Alessandra Balocco. Quindi, sempre più sempre per truffa aggravata. Quindi l'iscrizione decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha Coinvolto anche la signora Alessandra Balocco, sempre per truffa aggravata. Quindi, la Guardia di Finanza di Milano ha acquisito documenti nella sede dell'azienda milanese. Gli investigatori della Guardia di Finanza di Milano hanno depositato una prima. Annotazione a cui scusate ma stavo mangiando un pandoro balocco e mi è rimasto il gusto buono, però devo essere onesto è buono. E attenzione, gli investigatori della Guardia di Finanza di Milano hanno depositato una prima annotazione a cui seguirà anche una serie di allegati al procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Fin qua stiamo raccontando i fatti. Un'informativa che riguarda il caso del Pandoro, vicenda che ha già portato ad una maximulta per l'imprenditrice e per l'azienda di Cuneo che ha sfornato il dolce natalizio Pink Christmas per pubblicità ingannevoli in materia di beneficenza. Oh, intanto, la cosa più grave è questa: cioè, qua non parliamo di una truffa, no, una truffa che ha. Che, che, che ha è legata alla beneficenza, mi dice una cosa tristissima, tristissima. In queste ore gli inquirenti milanesi dovranno valutare la nuova prospettiva offerta proprio dall'annotazione della Guardia di Finanza, che valorizza in particolare alcune email già acquisite dall'autorità garante della concorrenza, AIA, AIA, che sono state scambiate per programmare la campagna di promozione del Pandoro. Pink Christmas. Nel frattempo alcune procure che nei giorni scorsi hanno aperto, dopo gli esposti a pioggia del Kodakons, quindi un applauso per il Kodakons che è intervenuto in modo serissimo, analoghi fascicoli senza ipotesi di reato né indagati, hanno contattato i PM milanesi annunciando che trasmetteranno gli atti nel capoluogo lombardo. Tra l'altro, nell'inchiesta milanese, dopo il capitolo del Pandoro Balocco, ma anche delle uova di Pasqua prodotte dalla dolci preziosi. Quindi, attenzione, qua si estende la cosa, no? Verranno analizzati casi simili nei quali la vendita del prodotto di turno con la Griff Ferragni è stata proposta dalla influencer con scopi. Virgolettato solidali, teoricamente scopi solidali. Allora, attendo. Intanto vi chiederei di premere i segui e anche la campanellina per youtube cioè a youtube c'è la campanellina perdonatemi non sono pratico di youtube oh, non ho neanche 18.000 iscritti quindi sto crescendo adesso e quindi vi chiederei di seguire anche youtube iscrivervi al canale quindi attenzione quindi dolci preziosi la balocco mo adesso non è finito perché tra questi dovrebbe esserci anche quello relativo alla bambola Trudi, anche la Trudi viene tirata in mezzo di cui si è parlato nei giorni scorsi. Andiamo a capire di più. Andiamo a capire di più. Chiara Ferragni che dice: Sono serena, piena di fiducia nella magistratura. Spera forse in qualche magistrato Red. Questo potrebbe essere ogni dubbio è più che è lecito, ogni dubbio è più che è lecito. Attenzione, perché ha detto questo: ho piena fiducia nell'attività della magistratura. Sono serena perché ho agito in buona fede, dice la Ferragni, e sono certa che ciò, em che, ciò che emergerà dalle indagini in corso mi renderà ancora più serena. No? E ho piena fiducia nell'attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile. Sono invece profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando anche diffondendo notizie oggettivamente non corrispondenti al vero. Così Chiara Ferragni ha commentato l'iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano. I suoi legali sono Marcello Bana e Giuseppe Giannacone. Attenzione perché qua la vicenda, la vicenda si fa particolarmente seria. Veramente mi ricordo, un po', mi, mi ricordo un po' su certe cose quello che è successo a Vanna Marchi a questo punto siamo alla fine, stiamo alla finestra, apriamo la finestra, guardiamo fuori, attendiamo quel che succederà. I magistrati sono tutti di sinistra, sta serena sì, dice Cristina Barbizzi. Ogni dubbio è più che lecito, ogni dubbio è più che lecito. Sicuramente, attenzione, i magistrati potranno anche essere di sinistra. Potranno anche assolverla Ferragni, fare, ritenere che non ci sia nulla di male in quello che ha fatto. Ma amici, la gente ha capito bene la verità. La gente ha capito bene con chi abbiamo a che fare, con quale persone ci dobbiamo mettere a confronto. Ragazzi, purtroppo la realtà è questa: dovrebbero essere gli influencer a livello di Chiara Ferragni, dovrebbero essere quelli che danno e promuovono valori, valori ai nostri figli, perché i nostri figli purtroppo, volenti o nolenti, i nostri figli accendono questi cavoli di telefonini guardando personaggi come Chiara Ferragni, soprattutto le ragazzine, le prendono come, come ispirazioni, ispirazioni di vita, futuro, lavorativo e tutto. E quindi se saltano fuori cose del genere, ma secondo voi, secondo voi, i genitori cosa potrebbero dire? Quello che sto dicendo io a mia figlia, alla mia bimba, amore, non guardare Chiara Ferrani. A me personalmente non mi piace quello che fa. Non guardarla. Questo è... Quello che io e tanti altri genitori stiamo dicendo ai nostri figli molto molto semplicemente. Robby, io non credo alla giustizia. La giustizia tutela soltanto e esclusivamente i criminali, i truffatori. Alla fine non faranno, non, li faranno, non le faranno niente, dice l'amico Carlo Clemente. Amici, allora giustizia: diciamo che una parte della giustizia in questi anni ha deluso abbondantemente il popolo. Vedremo questa volta cosa succederà. Vedremo cosa succederà indagano un ministro degli interni e lo processano perché ha voluto fermare degli sbarchi illegali nel nostro paese, vedremo cosa farà la giustizia nei confronti di una persona che, secondo le indagini, avrebbe fatto delle campagne promozionali facendo finta di fare beneficenza e mettendosi in tasca milioni di euro. Ricordatevi che però, a parte la giustizia, Dio vede e provvede. Buona serata a tutti. Ci sono notizie clamorose sul paragone. Dopo cena, dopo cena se ne avrò voglia, se ne avrò la forza, vi dirò quello che è successo in merito ai vaccini, soprattutto alla quarta dose, perché in Austria sono usciti dati clamorosi, cose clamorose, ma non ve lo dico adesso. Vi lascio intanto con questo argomento che per molti può non sembrare importante perché dic dicono, molti dicono, diamo visibilità a Chiara Ferragni. No, amici, mettiamo alla luce quello che è, quella che è la potenziale realtà dei fatti. Che gente, quella che chiamiamo radical chic, falsi bonisti alla fine nei fatti viene fuori quello che sono realmente o che potrebbero essere realmente. Parlo al condizionale perché c'è un'indagine in corso, ne capiremo. Di più, chi vivrà, vedrà. Ciao a tutti, buona serata. Chiara Ferrani.